sono Ilde Terracciano e sono stata una sposa bambina. Lui era un uomo molto violento. Io quando lo vedevo mi faceva la pipì addosso. Dopo mi ha violentato nel letto di mia madre. Mi sono sempre chiesta per tutta la vita come fa una mamma a vendere una figlia per 50.000 lire e rovinargli la vita. Io vengo da Ottaviano, un paesino vesuviano, un paese all'epoca, negli anni 70, era una vita un po' anche ristretta, diciamo. Era una bambina che stava sempre in casa, io portavo ancora i calzettoni, perciò facevo la quinta elementare. Era una bambina spensierata, una bambina piena di vita. Adoravo molto mio papà. Io all'epoca avevo solo 11 anni, ero una bambina, avevo tanti sogni, volevo diventare medico. Poi mio papà è morto con un'ischemia. Mia mamma rimase vedova e a questo punto lei si voleva risposare. Lei mi diceva sempre in continuazione che il primo uomo che veniva mi doveva togliere dai piedi. Era un ostacolo perché quando lei frequentava altri uomini. Una mattina si è presentato un signore e io mi sono affacciata alla finestra e questo signore cercava mia mamma. Era un uomo molto maturo, io ero piccola. Io avevo 11 anni all'epoca e lui ne poteva avere 30. Sulla trentina, un uomo elegante, avevo sulle braccia anche dei tatuaggi, mi ricordo. Ci siamo accomodati in salotto e lui disse: sono venuta per fidanzarmi con sua figlia. Così mia mamma mi ha fidanzato con questo soggetto. Era il 5 gennaio del 69. Lui si chiamava Pietro. Dopo 5 giorni, l'11 di gennaio, mia madre ha pagato per 50.000 lire e mi ha fatto portare via. Quest'uomo qua ha cominciato a venire a casa con la pistola. Lui era un uomo molto violento. Io quando lo vedevo mi faceva la pipì addosso. Si è venuto a sapere che lui aveva anche delle case di prostituzione a Cicciano e a Nola. E in più era un pregiudicato e anche beveva molto, era anche un alcolizzato. Poi mi portava a letto e mi diceva: tu devi imparare a fare l'amore. E un giorno portò anche una prostituta. Io dovevo assistere come lui faceva l'amore e io dovevo imparare. Dopo mi ha violentato nel letto di mia madre. Poi ha portato una prostituta che aveva un bambino. Mia mamma gli viene uno sghizzo di gelosia. Dice che io dovevo fare un bambino. Perché lei era gelosa che aveva questa donna bellissima che era una prostituta di Latina, che lo poteva perdere. Dopo che lui mi mette incinta, mia mamma dopo ovviamente prepara il matrimonio come una sposa normale. E la cosa che mi chiedo tuttora, che chiedo anche delle risposte a tante cose, che non mi so dare una risposta, che come hanno potuto sposare una bambina a 13 anni, incinta. Sì, mia mamma ha perso la testa, ma il prete, il vescovo di Nola, il giudice dei minorenni hanno tutti acconsentito a questo matrimonio maledetto. Dopo questo, la prima gravidanza mi ha rimesso nuovamente incinta e là nasce la seconda bambina. La seconda bambina ovviamente che mia mamma voleva farmi abortire con i metodi di una volta, con i lacci. Poi quando è nata la seconda bambina lui è stato arrestato. Mamma, ti prego, adesso che l'hanno arrestato, scappiamo via, prendiamo il bambino, andiamo via. Ma lei, per paura che io ovviamente mi sarei ribellata, l'avrei denunciata, ha chiamato il 113 e mi ha fatto portare al manicomio, il Morbillo, a Napoli. Mi sono viste tutte queste persone che le legavano, le sedavano, chi mangiava per terra, chi gridava, era una cosa veramente scioccante. E io il terzo giorno sono scappata via da quella struttura. Io vago bondata per vari anni da una città all'altra. Mi mettevo dietro le porte quando vedevo anche il Natale, il Capodanno. Quando uno fa una vita così, a raccontarla in un conto e viverla in un'altra, non è stata facile, però ho lottato sempre per la libertà. Scappo da mia zia e vado a San Giuseppe Vesuviano, dove mi trovo dentro una stazione, dove là è venuto un ragazzo, era un pregiudicato, io all'epoca non lo sapevo. E da là ho cominciato a fare tante cose, non tanto nella legalità. E questo ragazzo che mi ha portato là
mi mise una pistola in mano e dice: tu devi ammazzarli. Mia madre non ce l'ho fatta a ucciderla, perché comunque era mia madre e mi mancava proprio anche l'amore suo. Mi sono sempre chiesta per tutta la vita come fa una mamma a vendere una figlia per 50.000 lire e rovinargli la vita. Quando mi hanno arrestato io ero felice, ero stanca di fare quella vita, non era la mia vita. Ho incontrato quella donna che Pietro aveva portato là quando io ero piccola e diceva: guarda come si fa l'amore e impara. Quando ho visto lei io ho detto: ti ricordi di me? Sono quella bambina famosa. E così l'ho riempita di mazzate. Ho ottenuto l'annullamento di matrimonio alla Sacra Rote. Quando è morto mi sono sentita liberata. Avrei desiderato avere un marito, i miei figli, la mia famiglia, la mia terra, perché mi manca la mia terra di Napoli, mi manca la mia gente, mi mancano i miei affetti. E io, per colpa di questa faccenda qua, che mi sono sempre anche tanto vergognata, perché una volta dicevano, quando scappavi di casa: ma quella è una puttana, quella è una zoccola, chissà dove andate. E oggi mi sono deciso pure a parlare dopo tanti anni. Io voglio dare un messaggio a tante ragazze e tante donne, e voglio dire che ce la potete fare pure voi. Anche se scegliete dei lavori umili, prendete i bambini e andatevene. Ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi.